Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo ancora con Silvio Berlusconi, col sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha stoppato l'idea di intitolargli subito una strada o una piazza. Nel frattempo il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è al lavoro per dedicargli un luogo simbolo della regione. Sono tante però le idee sul tavolo, ce le riassume nel prossimo servizio. Jacopo Casoni. Berlusconi e Milano, legame forte, inscindibile. Berlusconi che a Milano e a Monza, patria adottiva, deve restare in qualche modo presente anche oltre i suoi giorni. Si è aperta subito la caccia a un luogo da dedicargli, a qualcosa di significativo da intitolargli. C'è chi, in particolare l'ex sindaco del capoluogo, Riccardo Decorato, ha proposto di cambiare nome alla strada dove è nato, quasi 87 anni fa. Da via Volturno a via Berlusconi, lì all'isola che ai tempi era una cosa e oggi è altro. Infatti, in alternativa, lo stesso Decorato ha ipotizzato che a cambiare nome sia il parco del nuovo quartiere, quella biblioteca degli alberi che farebbe al caso. Martina Sassoli, della lista Moratti, ha pensato allo stadio del Monza, che ora porta il nome dello sponsor, che si è accaparrato tale diritto con una sorta di canone annuo e che da sempre è il Brianteo. Il governatore Fontana, giusto stamane, ha confermato l'intenzione di dedicare all'ex premier un luogo importante di Regione Lombardia. Devo parlarne in giunta, non anticipo nulla, ma ho già qualche idea, ha detto senza sbottonarsi, ma di fatto certificando che il fascicolo Berlusconi è sul suo tavolo e in bella vista. Il sindaco Sala invece, sottolineando la giornata di ieri e la folla al funerale di Stato in Piazza Duomo, ha ribadito che non sono previste eccezioni. Ci siamo dati la regola di aspettare 10 anni dalla morte per intitolare strade o piazze a qualcuno e ci piace rispettarla, ha detto, con Decorato che ha subito inoltrato la richiesta di una deroga. A Segrate, il sindaco Micheli, del centro-sinistra, ha proposto di dedicargli qualcosa a Milano 2, la sua Milano 2, ma la maggioranza, guida PD, ha accolto la mossa con freddezza, a dir poco. Non ci sono solo le targhe stradali. Il forzista De Chirico ha parlato dell'iscrizione al Famedio, altri lo hanno già candidato alle civiche benemerenze milanesi e monzesi. Il dibattito è aperto, il pressing alto, altissimo, in stile Milan di Sacchi, per intenderci. A lui sarebbe piaciuto di sicuro. Andiamo a sentire proprio il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che parla delle prospettive del centrodestra adesso che Forza Italia è priva del suo storico leader. Io credo che l'unica cosa certa del centrodestra è che continuerà ad essere unito e continuerà ad andare avanti in maniera compatta, e credo che sicuramente la perdita di Berlusconi sia una grandissima perdita, ma credo che le due cose potranno convivere, una perdita dolorosa da tanti punti di vista, ma sicuramente il centrodestra continuerà a vincere le elezioni, unito. Il sindaco di Milano, invece, Sala, ha parlato dell'abuso d'ufficio, in qualche modo, diciamo, andando contro il Partito Democratico, che in merito alla riforma su questa materia, che ha intenzione di affrontare il governo, pare, insomma, contrario. Sala invita il Partito Democratico a lasciare da parte le ideologie e a valutare nel merito questa riforma. Sentiamo il sindaco di Milano. È da stamattina che ne stiamo discutendo nella chat dei sindaci di centrosinistra. A noi scoccia un po' che ci facciano passare per quelli che combattono l'odioso abuso di ufficio. Non è così, ci abbiamo convissuto per tantissimo tempo. Però è chiaro che così non funziona. Non funziona perché per due motivi, a mio avviso. Il primo è che non c'è una chiara separazione tra cosa è abuso di ufficio e cosa è, perlomeno quali sono i rischi sull'abuso d'ufficio e i rischi sull'omissione atto d'ufficio. Per cui in questo tanti va a finire che non firmano. La seconda cosa è che quando il 90% poi dei giudizi finisce in nulla, c'è qualcosa che non va. Io suggerisco al PD che non si scagli contro la riforma, ripeto, per quanto riguarda l'abuso di ufficio, ma che guardi non ideologicamente la cosa, perché tutti i suoi sindaci sono convinti che si debba mettere mano, ripeto, e parlo dei sindaci con testa PD. Parliamo ora di stadio, due nuove ipotesi per il nuovo stadio di Milano. Il Milan punta adesso sull'area San Francesco ad Assago. Contatti ci sono già stati con l'amministrazione comunale. Sentiamo Alberto Carreras. La lunga telenovela del nuovo stadio di Milano si arricchisce di due nuove ipotesi. Il Milan si sta interessando, dopo aver abbandonato il progetto all'ippodromo della Maura, all'area San Francesco a San Donato Milanese, un'area verde vicino alla tangenziale che già è conosciuta come Sport Life City,
ben 108.000 metri quadrati che il comune di Assago vorrebbe destinare a un mix di attività a prevalente interesse sportivo. Anche il sindaco Francesco Squeri ha incontrato alcuni dirigenti rossoneri. Ci sono poi il sindaco Beppe Sale e l'assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi che vogliono a tutti i costi che le due squadre milanesi possano disporre di un impianto moderno e funzionale all'interno del territorio urbano. Sindaco e assessore hanno puntato gli occhi su un'area in Viale Puglie, dove spesso ci sono spettacoli circensi e la domenica si svolge il contestatissimo mercatino dell'usato, dove molto spesso avvengono blitz della polizia locale con ritrovamento di merci rubate. Sempre il primo cittadino, dopo il duro intervento in consiglio comunale, dove ha accusato i consiglieri di maggioranza in 2 anni e mezzo di non aver mai fatto una proposta realistica e sensata, aveva annunciato che entro 2 mesi la sovrintendente Emanuela Carpani scioglierà la questione sul vincolo relativo al secondo anello del Meazza. Se San Siro non potrà essere abbattuto, questo diventerà un grosso problema. Intanto gli ambientalisti continuano a chiedere la ristrutturazione del Meazza senza ulteriore consumo di suolo pubblico. Parliamo ora di riforma sanitaria, col Partito Democratico che in Regione Lombardia, tramite il suo capogruppo Pierfrancesco Maiorino, chiede in sostanza di ritirarla. Sentiamo Maiorino. Sono passati 4 mesi dalle elezioni regionali e siamo di fronte al fatto che la Giunta Fontana non ha nei fatti messo in discussione minimamente le scelte riguardanti la sanità. E questo è un grande problema perché abbiamo liste d'attesa, medici di medicina generale carenti sul territorio, servizi come quelli relativi alla salute mentale o all'assistenza domiciliare assolutamente inadeguati. E ai cittadini lombardi cosa si dice? Si dice sempre solo una cosa: volete farvi curare? Pagate. Ecco, per noi questo è davvero inaccettabile e chiediamo ai cittadini lombardi di aiutarci per far sentire ancora di più la loro voce. È il motivo per cui abbiamo deciso di lanciare una piattaforma con la salute non si scherza.it attraverso cui poter raccontare casi di mala gestione della sanità, ciò che non funziona, ciò che non va e anche per proporre delle soluzioni. È una campagna a cui crediamo tantissimo e chiediamo alla Giunta Fontana di ritirare la riforma sanitaria e di essere disponibile a riscriverla radicalmente. Chiaramente parole che hanno suscitato polemiche. Ecco la replica ai nostri microfoni del consigliere regionale della Lega, Emanuele Monti. Solito Partito Democratico sui temi della sanità, solo polemica, solo proposte che non vanno in nessuna direzione, la campagna elettorale è finita. Noi come centrodestra stiamo lavorando seriamente, 187 milioni di euro stanziati per ridurre le liste di attesa, aprendo gli ambulatori anche la sera e nei weekend, al governo un aumento del numero di posti per l'università di medicina, proposta fatta in campagna elettorale, attuata fin da subito. Non accettiamo lezioni dalla sinistra che per 10 anni ha tagliato e basta sulla sanità meno 37 miliardi di euro. Al lavoro seriamente, bene le proposte, le affronteremo insieme, però meno speculazione e meno polemiche inutili da parte della sinistra. Parliamo ora del delitto di Senago. Sono iniziate oggi le analisi, definite irripetibili, sui dispositivi sequestrati nell'ambito dell'omicidio di Giulia Tramontano, uccisa dal fidanzato, reo confesso, Alessandro Impagnatiello. Vediamo. Sono iniziate stamane le operazioni tecniche per effettuare l'analisi dei dispositivi, tra cui 3 personal computer e un tablet, sequestrati nella casa di Senago, nel Milanese, dove il 27 maggio è stata uccisa, colpita con almeno 37 coltellate, Giulia Tramontano, 29 anni, incinta di 7 mesi. All'opera i carabinieri del reparto scientifico di Milano. Si tratta di accertamenti irripetibili disposti dalla procura nell'inchiesta che ha portato in carcere il fidanzato barman Alessandro Impagnatiello attraverso un conferimento di incarico di perito per tutte le analisi che serviranno a rintracciare le ricerche online effettuate dal trentenne e eventuali dialoghi utili per le indagini, che devono verificare se l'uomo premeditò, come ipotizzano i PM, Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, il delitto. Il giovane confessò e la notte tra il 31 maggio e il 1 giugno fece ritrovare il corpo. Sono in corso da giorni accertamenti scientifici che devono dare risposte sulle impronte isolate nell'appartamento e su plastiche e celofan usati per coprire il cadavere. Verifiche sui coltelli sequestrati per chiarire quale sia stato quello usato dal trentenne, che ne ha indicato uno con una lama da 6 centimetri.
In più, gli esami autoptici devono stabilire se a Giulia siano state fatte assumere sostanze come il veleno per topi trovato nello zaino del fidanzato, che potrebbe aver causato danni al feto. Infine, visionando le telecamere tra Senago e Milano, gli investigatori puntano a ricostruire tutti i movimenti di Impagnatiello prima e immediatamente dopo l'omicidio. Anche quest'anno il Comune di Milano è accanto al Pride 2023. Non possiamo non esserci dalla parte dei diritti in un momento in cui è fondamentale difenderli. La nostra città è e sarà sempre di più la città dei diritti. Lo ha sottolineato l'assessore al welfare del Comune di Milano, Lamberto Bertolè, a margine della presentazione della parata del 24 giugno che è patrocinata dall'amministrazione. Spiace molto, ha aggiunto Bertolè, in questa fase così importante che qualche istituzione abbia pensato di non esserci e abbia paura a confrontarsi con la contemporaneità, ha detto Bertolè. Ecco, l'invito è anche alla politica e in genere al dibattito pubblico, al legislatore, di superare le paure e buttare il cuore oltre l'ostacolo e decidere di garantire piena agibilità e diritti a tutte e a tutti. Domani possibili disagi nei trasporti pubblici milanesi a causa dello sciopero indetto dai sindacati Cobas. Domani, venerdì 16 giugno, è in programma un nuovo sciopero del personale di ATM. È stato proclamato dalla sigla sindacale al Cobas. È molto probabile dunque che ci saranno disagi per i mezzi di superficie e per le linee metropolitane. L'agitazione è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 sino al termine del servizio. Soprattutto in serata potrebbero chiudere diverse linee metropolitane. Oltre ai mezzi urbani sono a rischio anche i pullman di autoguidovie. In quel caso la protesta è stata organizzata dai sindacati OSR Faisa Cisal. Le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite fino alle 8.30 e dalle 15 alle 18. Lo sciopero è stato proclamato contro la liberalizzazione e privatizzazione e gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti dal gruppo ATM e per riportare all'interno dell'azienda i servizi di trasporto pubblico locale dati in appalto o subappalto, contro anche il progetto Milano Next per la trasformazione di ATM SPA in azienda speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto dei servizi. I sindacati chiedono anche la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri. E parliamo ora della mostra fotografica 120 anni in movimento che è stata inaugurata oggi, una rassegna dedicata ai 120 anni di Automobile Club Milano, fondato il 3 giugno 1903 per promuovere le esigenze fondamentali del nuovo e rivoluzionario mezzo di trasporto apparso negli ultimi anni dell'Ottocento. In oltre un secolo di vita, milioni di automobilisti sono diventati soci del club milanese che ha sviluppato la sua attività su tre grandi filoni: tutela dell'automobilista, prestazione di servizi e assistenza, organizzazione di gare automobilistiche. All'inaugurazione avvenuta oggi sono intervenuti Galeazzo Bignami, sottosegretario di Stato alle infrastrutture e alla mobilità sostenibile, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani e il presidente di Automobile Club Milano Geronimo La Russa. La mostra è visitabile con ingresso libero nella sede di Automobile Club Milano di Corso Venezia 43 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17 fino al 31 agosto. E ora parliamo di un bando di Regione Lombardia da 6,8 milioni di euro per sostenere l'innovazione del settore culturale lombardo. Un'iniziativa importante di cui ci parla Francesca Caruso, che è l'assessore alla cultura di Regione Lombardia, e Giovanni Azzone, che è il presidente di Fondazione Cariplo. Vediamo. Questa è sicuramente una misura importante, la più importante da quando sono appunto assessore alla cultura. Un progetto che facciamo insieme a Fondazione Cariplo e Union Camere è destinato alle imprese culturali che faranno dei progetti insieme appunto ai luoghi della cultura.
C'è stato un progetto pilota che era quello Innova Musei, ma con una misura sicuramente inferiore ai 2 milioni, questa volta abbiamo dato un segnale importante appunto con 6 milioni per, ripeto, un totale di 15 milioni, ma ci sarà una seconda edizione per i restanti. Fondazione Cariplo lavora su due linee, uno la cultura per il territorio, cioè la cultura come qualcosa che può far crescere la produzione di valore per un intero territorio, e l'altro la cultura per le persone, per i cittadini, come qualcosa che può ridurre le differenze che esistono fra persone che hanno possibilità di accesso alla cultura differente. Allora, per fare questo tipo di interventi è necessario mettere in rete diversi soggetti, le imprese da un punto di vista della capacità di offrire contenuti importanti, ma anche le istituzioni culturali che sono quelli che generano la domanda di innovazione. Cambiamo argomento. Presso l'Università Cattolica si è svolto un convegno a più voci dedicato alla coscienza oltre l'artificiale. Ospite d'onore il fisico Federico Faggino, esperto delle questioni legate all'intelligenza artificiale, noto a livello mondiale. Ce ne parla nel prossimo servizio Anna Maria Braccini. Siamo macchine anche noi o siamo esseri viventi che vanno oltre l'aspetto della macchina? E la coscienza non è un fenomeno algoritmico. È tutta qui l'essenza dell'ultimo libro e del lavoro che ha condotto negli ultimi 33 anni Federico Faggin, fisico e imprenditore, pioniere nel campo dell'innovazione tecnologica. Sono sue le invenzioni del microprocessore e del touchscreen, due tecnologie a tal punto rivoluzionarie che lo stesso Bill Gates una volta ha detto: prima di Faggin la Silicon Valley era semplicemente Valley. Il fisico ha partecipato a una conversazione a più voci, presente il rettore dell'Università Cattolica Franco Anelli, dedicato proprio all'intelligenza artificiale. È fondamentale riconoscere, è stato detto, che siamo una realtà non separata e disconnessa, ma tutti siamo parte di un intero, di un uno che possiamo conoscere. Noi siamo parte intero di uno, esattamente come ogni cellula del nostro corpo è una parte intero del corpo, perché contiene dentro di sé il genoma dell'uovo fecondato che ha creato l'intero organismo. Chiarissimo qui il riferimento all'intelligenza artificiale e ai danni che può causare. Se l'uomo darà il permesso all'intelligenza artificiale di prendere decisioni invece di prenderle lui, quindi c'è questo pericolo notevole, ma l'intelligenza artificiale è semplicemente l'aspetto simbolico della realtà, perché non può essere cosciente. La coscienza è un fenomeno che una struttura fisica come il computer non può riflettere, non può contenere. E vi ricordo che dopo questo telegiornale Il Meteo verrà trasmessa la striscia quotidiana La Chiesa nella Città Oggi a cura di Anna Maria Braccini. Questa sera un approfondimento sull'omelia tenuta dall'arcivescovo per le esequie di Silvio Berlusconi. Prima di chiudere ancora una notizia, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti di 10 persone nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano condotta dal Rossa dei Carabinieri con il centro dei Comproro con sede a Milano, e 16 episodi di presunto riciclaggio su un totale di 288 kg di oro e 97 kg di argento per un controvalore stimato in circa 15 milioni di euro. Tutti episodi, come spiega una nota del procuratore Marcello Viola, avvenuti in Lombardia tra il settembre del 2019 e il settembre del 2020. Nell'indagine condotta dai comandi provinciali dei Carabinieri di Milano e Monza e Brianza e che ha portato in carcere alcuni titolari di attività di Comproro, si contesta il riciclaggio aggravato consistito nell'aver sostituito denaro con metalli preziosi, tutti di provenienza illecita, in particolare lingotti d'oro e d'argento. L'inchiesta, scattata nel 2019 a Firenze e trasferita per competenza a Milano, si è sviluppata dal monitoraggio svolto in sinergia con la Polizia Federale di Lugano di un cittadino greco in contatto con un imprenditore iraniano inserito in un traffico internazionale di oro e contestuale riciclaggio internazionale di denaro di provenienza illecita sull'asse Italia-Svizzera-Germania-Turchia. Con questo è tutto, come detto subito dopo la pubblicità, spazio alla Chiesa nella Città Oggi con Anna Maria Braccini, poi lo sport, Nuova Stadio TG e Nuova Stadio Sprint, quindi alle 21 spazio ai motori con griglia di partenza. Grazie per averci seguito, restate su Telenova, buona serata.